L'economia è solida e robusta, ce lo dicono le banche centrali del resto, e i mercati azionari stanno di nuovo testando i massimi di qualche mese fa, quindi tutto va a gonfie vele. Sbagliato. Salve a tutti, Marco Casario qui e oggi voglio farvi porre l'attenzione su due indicatori importanti, indicatori che sono che danno davvero il polso della situazione su come sta andando l'economia in America, ma del resto anche in Europa, perché ormai, ragazzi, è tutto estremamente legato. Non ci dimentichiamo di una cosa e oggi ve lo faccio vedere. Ragazzi, dopo la crisi del 2008, ma già dalla bolla del 2000, la bolla delle tecnologiche, del Nasdaq, delle aziende tecnologiche, quella che si verificò tra il 2000 e il 2001, già da allora i mercati azionari, il mercato azionario si è distaccato, o meglio, lo hanno fatto distaccare dal reale andamento dell'economia. In passato, ragazzi, i mercati azionari si muovevano come conseguenza riflessa di come stava andando l'economia. Quindi più l'economia di un paese, di una nazione, di un continente andava bene, e maggiore erano le possibilità che le aziende potevano crescere, perché l'economia era più prospera, perché si potevano fare più investimenti, si poteva assumere di più, si poteva fare ricerca e sviluppo e creare nuove linee di business. Quindi in tutto questo fertile ecosistema le aziende crescevano, e cresceva anche il valore delle loro azioni. Ma dal 2000-2001 e poi ancora di più dal 2008 c'è stato un fenomeno diverso, un fenomeno che è stato permesso, che è il fenomeno del buyback. Il buyback consiste nel ricomprare, cioè le aziende, invece che dare i dividendi quando hanno delle revenue dal loro business, quello che fanno è comprano indietro delle azioni, le loro azioni. Perché lo fanno, ragazzi? Perché cercano di tenere alto il valore dell'azienda. Abbiamo assistito negli ultimi 10 anni, dopo la bolla che c'è stata dei subprime nel 2007-2008, siamo stati testimoni di 10 anni di bull run. Ragazzi, bisogna andare indietro prima dell'anno 900 per vedere una bull run come quella che abbiamo visto dal 2009 al 2019. Incredibile, nonostante bull run sull'azionario, nonostante l'economia non fosse per niente solida, e adesso i nodi vengono al pettine, adesso cominciano ad arrivare i primi segnali, e si parla di tanti segnali dell'inversione sul canale. Ragazzi, qua sul mio canale ne parliamo ormai da agosto del 2018 dei primi segnali che ci stanno presentando il conto all'economia, dicendo l'economia non è solida, l'economia non è robusta, sono le banche centrali, sono i corporate balance sheet gonfiati delle aziende, è il fenomeno del buyback da parte delle corporate di ricomprare le azioni per poi non far affossare, non far scendere il valore e il mercato azionario in generale. Sono questi fenomeni che io chiamo stuzzicadenti, che tengono in piedi un'economia che da sola non si tiene in piedi. Guardate la Federal Reserve e la Banca Centrale Europea, che hanno dovuto riniziare il quantitative easing, stanno riniettando liquidità nel mercato, perché l'economia, nonostante 10 anni di stimoli per l'America e 6-7 anni di stimoli, 5, non mi ricordo quanto è stato in Europa, parecchi anni di stimoli in Europa con la BCE, non è bastato. E adesso la Federal Reserve deve ritornare indietro sui tassi di interesse e deve di nuovo abbassarli. Si sta parlando addirittura della possibilità in Europa e in America di arrivare a tassi di interesse negativi, e vi dico la verità, nessuno sa che cosa succederà nel momento in cui si applicheranno tassi di interesse negativo, perché nella storia non abbiamo storicamente la possibilità di andare a vedere quello che è successo. È la prima volta che testano queste cose, e questa politica monetaria e finanziaria la stanno testando su di noi. Noi siamo i loro criceti, i loro topi da laboratorio, per provare, per vedere se effettivamente queste politiche portano a qualcosa. Chi ne paga le conseguenze non sono i ricchi, ragazzi, siamo noi. Ma veniamo al video di oggi, non voglio dilungarmi. Oggi voglio farvi vedere due indicatori che secondo me ci danno veramente lo specchietto di quanto è solida o non è solida l'economia, in particolare in questo caso l'economia americana, ma di nuovo è veramente allargato lo scenario di cui sto discutendo qui con voi. Questi due indicatori non ne parlano nei mainstream media, non ne parlano perché magari sono anche complessi, quindi per spiegarli probabilmente ci vorrebbe troppo. Oggi in questo video lo voglio fare, ve li voglio far vedere, li voglio commentare con voi nella seconda parte.
Ma secondo me invece bisognerebbe farci attenzione. Come al solito io cerco di darvi gli strumenti. Non vi fidate di me, come non vi fidate di quello che leggete sui giornali. Approfondite, studiate, fate le vostre ricerche, ragazzi, perché è la conoscenza l'unica arma di difesa contro questi esperimenti che stanno facendo su di noi. Conoscere e sapere quello che accade vi permette di sapervi, non avere la palla di cristallo e sapere quando sarà la prossima recessione o quando accadrà. No, la palla di cristallo non ce l'ha nessuna. Non credete a chi vi dice che sa quando scoppierà la prossima recessione o crisi. Non lo sa nessuno, ma una persona che sa leggere le informazioni, o un trader, un investitore, quello che invece sa fare è sa immediatamente comportarsi, come reagire nel momento in cui quello scenario che aveva studiato e che aveva sotto il radar si verifica. Quindi, quali sono questi due indicatori, Marco, ce li vuoi dire? Uno è il Core Capex Orders, no, non è una parolaccia, e andremo a parlare adesso, vi farò vedere la differenza dei Core Assets e i Core Goods. Vi dico qual è la differenza tra questi due termini, perché il core capex orders è importante e perché lo dobbiamo tenere sott'occhio. Secondo indicatore, un indicatore che in realtà è frutto di 10 economic indicator, indicatori economici messi insieme, 10 variabili che tirano fuori l'andamento di questo indicatore, misurato dalla Conference Board. L'indicatore si chiama LEI, L-E-I, e sta per Leading Economic Indicator. Questo è un po' più facile da capire, da leggere. Andremo a vedere quali sono queste 10 variabili che permettono il calcolo di questo indicatore, e vi farò vedere a che punto sono questi due grafici. Ragazzi, non credete a quello che leggete e non credete a quello che vi raccontano, nemmeno a quello che vi sto dicendo io. Vi sto dando degli strumenti, studiate e approfondite per conto vostro. Createvi il bagaglio culturale che vi permetterà, in ambito finanziario, economico, di difendervi e sapere come comportarvi. Di nuovo, conoscenza è l'unica arma contro chi manipola, i grandi che manipolano il mercato. Ecco perché ci vogliono ignoranti in modo tale che possono fare i loro giochi, basta pubblicare qualcosa al telegiornale o pubblicare su qualche rivista cartacea le notizie che vogliono per far stare tutti tranquilli, no? Come la notizia che adesso sta circolando, che l'economia americana è solida, l'economia europea è solida. Perché? Perché i mercati azionari stanno testando i nuovi massimi, meglio di così. Ma non sono più i due mercati non sono più relazionati. L'economia va in un modo, i mercati azionari in un altro. Anzi, sono addirittura in questo momento quasi inversamente correlati. Ragazzi, un like se questo video vi è piaciuto, vi è d'aiuto. Lasciatemi un commento per dirmi qual è la vostra visione. Interagiamo, perché poi interagire e scambiare opinioni e non stare solo lì davanti al monitor a guardare le mie opinioni, ma anche dirmi qual è la vostra opinione, può essere d'aiuto a me per crescere e agli altri partecipanti di questa ormai enorme community, la più grande d'Italia, per crescere insieme. Ci mettiamo di meno, andiamo più veloci, facciamo meno errori. Iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati, noi ci vediamo prestissimo, grazie mille dell'attenzione, buon trading a tutti, ciao! Ed eccolo qui ragazzi, cominciamo dall'articolo di cui vi parlavo nel video. L'articolo si intitola Why the Stock Market is Detached from the Economy. È un articolo molto molto interessante. Vi faccio notare una cosa: è un articolo del 2014, non è un articolo scritto oggi, non è un articolo scritto l'anno scorso, è un articolo scritto già tanto tempo fa, e mette appunto in relazione l'S&P 500 con il GDP, quindi il PIL, sarebbe il prodotto interno lordo, in inglese gross domestic product, e fa vedere effettivamente come dal 1960 al 2014 c'è una scollatura importante tra quella che è l'andamento dei mercati azionari, S&P 500 ovviamente con le 500 aziende più capitalizzate negli Stati Uniti, con il GDP. Ci dovrebbe essere invece una correlazione, ovviamente, perché il prodotto interno lordo di un'economia, più un'economia va bene, più vanno bene le aziende che sono anche il frutto e la conseguenza dei loro investimenti e di come stanno facendo andare bene l'economia. È un articolo molto interessante, vi consiglio di leggerlo, quindi ve lo faccio vedere e ve lo riproporrò anche per farvi capire quanto è importante fare queste valutazioni. Questo articolo poi finisce con
mettendo a confronto quello che è lo spending delle revenue delle aziende. Fa vedere questo articolo come le aziende hanno sempre meno investito in dividendi, quindi in redistribuire la ricchezza che hanno accumulato, le revenue che hanno, il margine che hanno fatto, investendoli invece facendo buyback, ok? Quindi su se stesse. Fa vedere come il buyback è un fenomeno che è cresciuto radicalmente. E ragazzi, è un fenomeno che droga l'economia e il valore vero di un'azienda. E oggi, dopo 10 anni di bull run, questa cosa la stiamo vedendo ancora, gli effetti di questa politica la stiamo vedendo. E questi sono, tanto per farvi vedere, un altro grafico. L'istogramma, ragazzi, rappresenta il buyback che c'è stato sulle aziende dell'S&P 500. La linea nera rappresenta l'S&P 500. Si ferma al 2018, inizio 2019, questo grafico, ma per farvi vedere come dal 98 ad oggi, e guardate, queste grigie sono i due momenti di recessioni che abbiamo avuto negli ultimi 20 anni: la recessione del 2001, la bolla di internet, e quella del 2008-2007. Vedete come, guardate, come i buyback hanno provato a tenere in piedi l'economia, e quindi le aziende sapevano, e forse sono state anche il catalizzatore che poi ha fatto esplodere la bolla. Vedete, hanno acquistato per mandare sempre di più in alto l'S&P 500, e mandando in alto il valore della loro azienda in borsa, e poi il crollo. Eccola qui la recessione. Vedete? Poi di nuovo ha cominciato il buyback, e guardate qua che cosa ha fatto il buyback fino al 2008. E voi direte: cavolo, effettivamente poi guardate che cosa è successo. È crollato tutto nel 2008, vabbè, non faremo più lo stesso errore. Come no? Guardate qua. Buyback, ancora buyback e ancora buyback. Guardate come le aziende hanno sempre di più investito i loro guadagni ricomprando le azioni, investendole sul mercato azionario. Siamo ai massimi storici. Ragazzi, il più delle volte, visto che è in una politica monetaria della Federal Reserve di quantitative easing, a volte i soldi che vengono investiti sono soldi che a debito, che vengono chiesti in prestito alle aziende, alle banche, invece di usare quei soldi per reinvestirli in reale economia, fare nuovi investimenti, investire in ricerca e sviluppo, assumere, vengono spesi per essere investiti sul mercato azionario. Attentissimi a questo fenomeno. E sarà proprio il corporate debt, cioè il debito delle aziende, che porterà alla crisi che ci sarà, di questo ne sono certo. Però adesso andiamo, ragazzi, a parlare del core capex orders, di questo indicatore di cui veramente si parla poco, ma che invece è fondamentale. Perché è importante questo indicatore? Allora, questo indicatore è importante perché vi devo spiegare prima che cosa sono i capital goods. Non so se li avete sentiti. I capital goods in italiano vengono tradotti come i beni strumentali, no? Sono tutti quei beni materiali che un'azienda utilizza per produrre i prodotti o produrre i servizi, quindi beni materiali. Quando parlo di utilizza, vuol dire possono essere dei macchinari, possono essere gli uffici, possono essere le attrezzature. Ok, quindi fondamentalmente i beni di consumo altro non sono che il risultato del processo di produzione, no? Se pensate a chi produce macchinari, che produce aerei, che produce aeromobili, rientrano tutti quanti nel settore dei beni strumentali. Bene. Ricordatevi anche che i capital goods non vengono consumati in un anno di produzione, quindi magari vengono acquistati oggi e poi quell'investimento viene spalmato su n anni, no? Perché tu compri oggi un macchinario che ti serve a produrre il tuo bene, ma poi lo utilizzi per i prossimi 5, 10, 15, 20 anni. E in che modo differisce il core capex order? Che cosa si intende per core capex? Capex è l'abbreviazione di capital goods. Sono fondamentalmente gli ordini sui beni durevoli per le aziende, ok? E il
Questo dato è molto importante, ve lo faccio, guardate, ve lo faccio vedere qua che si vede meglio. Questo è il grafico che misura da 2018 ad oggi il rilascio di questo indicatore. Vedete che effettivamente è stato molto stagnante. Sì, in qualche annuncio era un po' più alto, qui ottobre 2018 molto basso, vi ricordate anche che cosa è successo poi a dicembre, poi un po' più positivo, poi di nuovo basso, ma se lo guardiamo dal punto di vista del grafico partendo veramente da qui, siamo nel 1990, vedete come ci sono stati dei cicli con dei picchi e questa recessione del 2000 e poi dei crolli e poi di nuovo dei picchi, nuovo massimo e poi di nuovo recessione del 2008, di nuovo il picco. Guardate qui che cosa è successo nell'ultimo periodo. Vedete che questo valore, se lo guardate dal 2016 ma anche dal 2012, non si è praticamente mosso, ha fluttuato più verso il basso, vedete qua nel 2016, che verso l'alto, ma nell'ultimo anno e mezzo non si è praticamente mosso. Ok, ragazzi, questo indice misura il costo degli ordini che vengono ricevuti dalle aziende che producono beni. Ok? E di solito, questo è da precisare, la produzione di questi beni, la durata prevista di questi beni è almeno da 3 anni in su. Immaginate, hai veicoli a motore, attrezzature elettrodomestici, quindi questi prodotti comportano spesso grandi investimenti. Se non si muove questo numero, che cosa vuol dire? Che le aziende non stanno più investendo. Ok? E quindi questi soldi non li stanno più, i soldi di revenue che hanno, perché non è che le aziende non stanno investendo perché non hanno soldi, i soldi, ci sono tante aziende profittevoli, tantissime, li stanno investendo in altro modo, perché i soldi a un certo punto da qualche parte devono finire, ma non stanno finendo su questo indice. E di questo indice veramente, secondo me dovrebbero parlarne tutti i giorni i media, e non ne parla praticamente nessuno. Ok? Secondo indicatore che voglio farvi vedere, ve ne ho parlato prima, il cosiddetto LEI, ed è un indicatore rilasciato dal Conference Board. LEI sta per LEI e sta per Leading Economic Index, e questo indice misura 10, vi dicevo, viene misurato utilizzando 10 variabili, e sono qua le variabili, le potete andare a vedere, le potete andare a studiare. Qui c'è tutta quanta la teoria dietro a questo indice. È un indice importante, è un indice che misura la... molti dicono che questo è veramente l'indice che misura la forza o la debolezza di un'economia, perché non è un indice secco, ma all'interno di quest'indice ce ne sono altri 10, ok, che sono qui dentro. Quindi quando è debole vuol dire che il settore manufatturiero e la differenza dei tassi di interesse stanno avendo problemi, non sono effettivamente positivi. Vi faccio vedere questo grafico, guardate qua questo grafico. Vedete come questo Leading Economic Index, nell'ultimo, anche questo, nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno e mezzo, vedete che è praticamente lateralizzato. Se voi lo mettete all'interno delle Bollinger Bands, noterete che nel passato, guardate qua, ogni volta che le Bollinger Bands si sono strette, vedete che non è subito dopo successo qualcosa, quindi non c'è stata una crisi, una recessione, perché vedete qua per esempio dal 94 è cresciuto praticamente fino al 2000, per poi crollare con la recessione della bolla di internet. Quindi non è sempre matematico che quando si stringono le bande di Bollinger poi, e quindi lateralizza questo indicatore, poi l'economia scende, ma dopo un po' succede qualcosa. E ci sono dei cicli, no? Vedete, primo ciclo, secondo ciclo, terzo ciclo, quarto ciclo, quinto ciclo qui, e ancora sesto. Qui c'è stata, è sceso verso il basso per poi esplodere verso l'alto, un altro ciclo, qui siamo nella crisi del 2008, vedete? E adesso siamo in questa fase qua. Questo, ragazzi, è un altro indicatore, è sempre un indicatore lagging, quindi è sempre ritardatario sull'economia, ma il fatto che stia effettivamente lateralizzando, esattamente come il core capex orders che vi ho fatto vedere prima, secondo me ci stanno dando
un input importante che dobbiamo saper leggere, che dobbiamo tenere d'occhio. Il che non vuol dire che, ah, Marco ha detto che questi indici stanno lateralizzando da più di un anno e mezzo, quindi adesso ci sarà la crisi. No, non funziona così. Però è importante, secondo me, portare alla luce l'esistenza innanzitutto di questi indicatori per chi non li conosce e l'importanza di saperli anche leggere e contestualizzare nel mercato. Ragazzi, qui sotto un commento per dirmi come la pensate voi su questa possibile possibilità di crisi, di recessione dei mercati, se anche voi condividete almeno i dati oggettivi. Almeno i dati oggettivi, che sapete, questi sono numeri e grafici che non possono, non hanno niente di soggettivo. Non è che sto dando la mia spiegazione o la mia versione. Questi sono dati oggettivi, incontestabili. Ragazzi, un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati. Noi ci vediamo prestissimo. Buon trading a tutti. Ciao!